Finora abbiamo parlato di come il bambino passa dal tummy time al gattonamento o dallo strisciamento al gattonamento. Ma quali sono i benefici di questa tappa motoria? I benefici sono molteplici e ben riconosciuti. Per prima cosa, il gattonamento attiva e rinforza la muscolatura di tutto il corpo, soprattutto delle gambe, del bacino e dell'addome e di tutto il busto, che lo prepareranno nel migliore dei modi alla tappa successiva del cammino. Ma i benefici vanno molto oltre le semplici abilità grossomotorie. Il gattonamento favorisce un miglioramento della motricità fine e, tramite la stimolazione dei sistemi vestibolare e del sistema binoculare, favorisce anche un miglioramento dell'equilibrio e della coordinazione corporea, della coordinazione oculo-manuale e della vista. Infatti, il movimento derivante dal gattonamento permetterà al bambino una miglior convergenza oculare e l'apprendimento della percezione della distanza e della profondità spaziale, cosa che noi diamo per scontato, ma che per il bambino è tutta da scoprire. Inoltre, il movimento alternato del gattonamento classico permette l'elaborazione di un movimento crociato tra braccio destro e gamba sinistra e viceversa. In questo tipo di gattonamento i bambini non stanno usando solo i due lati del corpo contemporaneamente, ma stanno anche stimolando il lavoro coordinato dei due emisferi cerebrali e favorendo la creazione di tracciati neurali e sinapsi che consentono al cervello di lavorare al meglio e in modo integrato. Saranno questi tracciati cerebrali, in associazione a un miglioramento della motricità fine delle mani, della coordinazione oculo-manuale, della vista e via dicendo, a favorire più avanti, con gli anni, lo sviluppo di attività quali la lettura, la scrittura, la memoria e altre attività cognitive. Inoltre, come se tutto ciò non fosse già di per sé sufficiente, il gattonamento, permettendo al bambino di muoversi a proprio piacimento, pone le basi per la sua autonomia e favorisce lo sviluppo della fiducia in se stesso. Infatti, anche l'interazione sociale del bambino evolve, perché lui stesso non è più così tanto dipendente dall'adulto, ma può andare ad esplorare l'ambiente in autonomia. E sappiamo ormai come l'esplorazione autonoma, anche in una pedagogia montessoriana, sia la chiave nello sviluppo e nell'apprendimento del bambino.